Si aprono le porte dei consigli di amministrazione alle donne? Questo è il titolo del convegno che si è svolto a Palazzo Lascaris con oltre 200 partecipanti. È stata l'occasione per presentare i dati del tavolo di lavoro del progetto di azione positiva, composto dalle consigliere di parità e dai componenti della commissione pari opportunità, insieme ai rappresentanti di numerosi soggetti pubblici e privati che si occupano di lavoro, in particolare al femminile. Ma le donne ci sono veramente nei CDA? L'obiettivo del nostro progetto è proprio questo, che consegue alla legge Golfo Mosca, che è una legge del 2011, che impone alle aziende quotate e alle aziende partecipate pubbliche di avere nei propri consigli di amministrazione, nei collegi sindacali, una partecipazione femminile del 20% per il primo rinnovo e per arrivare, secondo una direttiva comunitaria, fino al 40%. È una legge a termine per proprio promuovere l'ingresso delle donne. Il nostro progetto vuole utilizzare questa opportunità che ci dà la legge per valorizzare le presenze femminili, che sono sicuramente presenti e che però non sono visibili.